Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Batistuta! Un'altra conclusione! Che gol! Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E la partita inizia alla grande, subito gol. Lungo passaggio in avanti. La mette sulla sinistra. Effetto il cross. Tenta la conclusione. Infilza il portiere. Un gol facile facile, anche troppo direi. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Perfetta parità dunque. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Maradona! Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per lui. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Ottima giocata. Non può sbagliare. Occasione da rete. L'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Redondo. Da lì può concludere. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Lancio lungo del portiere. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Lungo in verticale. Maradona prova la giocata dentro. Non è stato servito bene qui. Scodella in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Batistuta! La mette in rete! Rimettono la testa avanti! Che partita! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. E passano in vantaggio. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È riuscito a passare. Filtra la palla in profondità. Provano a partire in velocità. Batistuta. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone lungo in verticale. E perde il duello fisico con l'avversario. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Il portiere la spedisce su.
bella apertura. La mette in mezzo. Occhio al tiro. Sbroglia la situazione. La mette in avanti. Avanza deciso. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. La gioca in profondità, tocco morbido, intercetta il passaggio, pericolo. Secondo. Qui può partire il contropiede. Redondo. Maradona. Maradona! Si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Decidono di giocarla all'indietro. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. È libero di creare pericolo. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Spazza via senza fronzoli. Vede la porta. Sulla fascia, è libero. Ecco che salta e colpisce di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Mostrano un buon controllo del gioco. A sinistra con il passaggio. Traversone verso il centro. Libera al momento giusto. Possibilità di tiro, colpire. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi sotto la doccia. Proveranno a sfruttare. E va a colpire di testa. Palla allontanata senza troppi complimenti. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Può andare in rete. Pronto al tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Battistuta ha già segnato due gol oggi. Ecco il cross. Occhio alla conclusione. E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Tiro molto potente ma impreciso. Scodella in avanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Buon lancio. Da lì può sebbalti. È un grande riflesso qui. È una grande occasione fallita questa. Potevano pareggiare. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Vediamo se può capitalizzare. Cerca attraversone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La vittoria nelle loro e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo.
si libera della palla ed evita complicazioni. Cerca il passaggio profondo. Pericolo. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Pallone alto nello spazio. Redondo. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Certo, andare in gol con il primo tiro in porta sicuramente facilita il compito di una squadra che deve vincere. La rete ha dato loro coraggio, sicurezza, però sono stati bravi a tenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa.